L'Associazione Modellisti Regini ha voluto organizzare a Porto Bularo questa bellissima mostra del loro lavoro e della loro passione. E devo dire la verità, è un'emozione poterla guardare perché ci riporta un po' ai tempi passati della nostra fanciullezza. È una mostra molto, molto ben fatta, molto ben curata. È piena di modellini, c'è veramente di tutto. Qui ad esempio abbiamo tutti i modellini delle macchine, dei mezzi della polizia, dei carabinieri, poi ci sono modellini di vecchie autovetture, là ci sono gli elicotteri che addirittura si alzano in volo. Ecco, subito avete accettato l'iniziativa sia come proprietà del centro commerciale che con l'associazione, per regalare anche gioia in questo Natale ai bambini, oltre ai grandi. Ecco. Porto Bularo è una struttura che fa parte della città, quindi siamo qui tutti disponibili a dare visibilità alle belle iniziative che sono presenti nella nostra città. Quindi avete regalato, come dicevo prima, un bel sorriso ai ragazzi e non solo, anche ai No, grandi. Porto Bularo è dei bambini e delle persone che lo frequentano, quindi tutte le realtà presenti a Reggio Calabria vogliono venire a far vedere quello che sanno fare, quello che vogliono far vedere. Noi siamo pronti ad accoglierli perché siamo certi che l'altra parte della città è felice di poterle vedere, osservare e trascorrere qualche ora dentro questa struttura. E devo dire la verità, i modellisti, l'associazione dei modellisti Regini sono veramente ad altissimi livelli. Come puoi vedere c'è di tutto, ci sono delle cose riprodotte in modo fedele è molto molto bello, molto ben curato. Domenico Falduto, sono il presidente dell'Associazione Modellisti Regini, siamo qui ormai da un po' di tempo, esattamente dall'8 di dicembre, abbiamo colto la palla al balzo grazie a una partnership davvero incredibile con tutta la proprietà del centro commerciale Porto Bularo che ci ha accolto a braccia aperte. E ci ha regalato questo spazio e noi regaliamo sia a loro che a tutti i visitatori l'esperienza di ritornare bambini con tutte queste gioie attraverso i classici che abbiamo. Potete vedere il nostro classico sociale, una parte del nostro classico sociale, un eliporto, il classico con la scala modellistica modellistica ferroviaria più piccola al mondo, che è la scala Z, una delle più piccole al mondo, in realtà ce n'è ancora una più piccola che è a portata di valigia, a portata di viaggio. E ci potete trovare qui nell'area vicino all'area food, presso il centro commerciale Porto Bularo, al primo piano, fino al 7 di gennaio. Come nasce questa passione a ognuno di voi, ecco. Allora, ognuno di noi ovviamente ci accomuna il fatto che siamo cresciuti, ma dentro siamo sempre rimasti piccoli. Conserviamo questa passione che abbiamo tramandato. Alcuni di noi l'hanno tramandata ai figli, altri, per esempio io che ho un bimbo piccolino, quasi 4 anni, sto cercando di, diciamo, forgiarlo a dovere per portarla anche lui, per farla tramandare anche lui la passione che io ho da quando ero piccolo, esattamente dall'età più o meno dell'età sua, da 4 anni. In realtà non si cresce mai, tra virgolette, si rimane sempre bambini, ma è una passione molto virtuosa perché attraverso appunto l'esperienza che arriva sia dalla mente che anche dalla manualità, si rappresenta poi pian piano negli anni una maturazione mentale che ti conduce a trasformare quello che tu hai nella testa attraverso i classici ferroviari, che poi alla fine è un'arte, l'arte del modellismo, che ci accomuna e ci unisce.